più che altro è stato l'approccio. Vedevo un Barça anche in difesa che non aveva quella cattiveria solida nel recuperare la palla, al di là degli interpreti che poi sono cambiati rispetto alla formazione tipo, ma vedevo proprio una differenza mentale di approccio. È vero, come diceva Alberto, che l'Alaves è andato lì per fare la partita della vita, però è anche vero che il Barcellona ha consentito di fare questo all'Alaves. Con un Barça a soliti livelli puoi fare la partita che ti pare, ma non ci sono molte speranze. Questo comunque non toglie il fatto che in Champions è un'altra storia, ovvero col Celtic il punteggio parla chiaro, anche se anche in questa partita di ieri sera, in quella partita di ieri sera, delle avvisaglie ci sono sempre state, perché sull'1-0 non scordiamoci che c'è stato un rigore per il Celtic, sì, parato da Ter Stegen, che poteva comunque cambiare la partita, esatto. Perché su un pareggio non so poi come si sarebbe messa, in virtù del fatto che il Barça veniva da una settimana non facilissima. Vabbè, però io dico una cosa, se l'allenatore del Celtic ha messo 5 difensori, li abbiamo fatto 7, se metteva 4 quanti li facevamo? 5 fino all'ultimo. Sì, infatti, però hai visto la sorte dopo il rigore sbagliato, 2 minuti dopo c'è stato il gol sbagliato, gol fatto. Errore lì dell'unico errore della difesa, sì. E bravissimo, sì, Ter Stegen a pararlo, perché lui comunque è incolpevole, che è quello che fa rigore, sì, che comunque è costretto ad uscire, sì. Sì, su un errore della coppia, in quel non caso non aveva un'altra possibilità, Sergi, sì. Roberto e Piqué che si fanno, sì, infilare da, sì, quella palla filtrante. C'è subito più Piqué, dico, più Piqué che Sergi Roberto, ieri altra grande partita di Sergi Roberto. Subito una considerazione del nostro ascoltatore Antonio Galletti, che tra essere che strano, il gallo ha cantato subito, il gallo dice che contro l'Alaves, oltre il troppo turnover, c'era troppa imprecisione e poca decisione nel vincere, colpa anche il turnover appunto di Luis Enrique. Ieri invece molto bene con la concentrazione, la MSN nessuno ce l'ha e tutti ce la invidiano, ecco. Vabbè, come diceva pure Carmine, no? Che sembravano proprio dilettanti. Noi diciamo, gli argentini diciamo il diritto del piso, il diritto di pavimento, no? La prima volta che devi fare una cosa devi pagare un diritto. E vabbè, lo hanno pagato questi, sì, ragazzi, infatti. Penso che già la seconda volta già verrà meglio. E invece, a proposito dei debutti, hai visto che bravi che sono i redattori di Passione del Calcio, Massimi, perché pure Carmine è una sorta di debutto, bravo, qui fuori dalle mura di Passione del Calcio. No, ma veramente, complimenti. Molto competente anche Carmine. Intanto vi do che la notizia che ha raddoppiato il City, quindi insomma questo Borussia Mönchengladbach cade subito male, diciamo, rischia, sì, la goleata del Celtic Glasgow ieri al campo. E la Juve che 0-0. Sempre 0-0. Va bene, andiamo nella pausa perché poi abbiamo un collegamento con il nostro ospite di punta, non vi diciamo mai il nome prima, proprio perché rimane una sorpresa. Così nel frattempo, mentre noi ci colleghiamo, ci andiamo ad ascoltare prima perché i gol sono tanti, sono 7 gol, sono abbastanza lunghi, quindi ce li teniamo per dopo. Sono il minutaggio è abbastanza lungo. Ci andiamo a sentire il vicepresidente del Barça, Jordi Cardoné, che a New York prima di ripartire nell'accordo con l'UNICEF ha detto: speriamo che la nostra alleanza con l'UNICEF continui per sempre. Quindi ce lo andiamo a sentire il vicepresidente Jordi Cardoné e poi dopo ci ascoltiamo Luis Enrique che ci appunto nella conferenza stampa successiva a quella con la partita con l'Alaves, insomma, spiega che comunque lui dice che è colpa sua, appunto, che è il responsabile delle scelte, quindi è colpa sua perché ha fatto scelte sbagliate e che comunque i ragazzi hanno bisogno di lavorare ancora molto per arrivare bene al fondo della preparazione. Esattamente. Andiamo e poi rientriamo su. Aquest any, de fet, comporem els 10 anys de col·laboració amb UNICEF, un inici afortunat, una continuació exitosa. Jo crec que avui aquí a New York, també amb les paraules del senyor Tony Blake, el màxim executiu de UNICEF, l'agraïment per el que està fent el Barça i nosaltres, evidentment, l'agraïment per poder comptar amb ells com a partners. Compartim valors, però sobretot el que compartim és l'interès per aquest col·lectiu basat en el col·lectiu dels nanos, dels nens, de les nenes, amb problemàtiques d'exclusió social, aquesta sensibilitat social que nosaltres d'alguna forma el que fem és vehicular
Eccoci qua di nuovo in diretta. Adesso è il momento che tutti aspettano, è il momento del super ospite. Oggi davvero è un super ospite. Abbiamo il piacere di intervistare colui che con il Milan ha vinto tutto, ha segnato anche nella finale di Coppa Campioni del 1969, ha siglato una doppietta nella finale di Coppa Intercontinentale vinta sempre dal Milan, poi ha vinto il campionato anche col Milan, la Coppa delle Coppe, ha indossato la maglia azzurra. Ma qui starei a ore a descrivere tutta la carriera di un grandissimo. Abbiamo il piacere di avere con noi un amico, veramente un amico, Angelo Benedicto Sormani. Ciao Angelo. Ciao Stefano, ciao a tutti, grazie per questo stupido, mi stai esagerando, mi fa piacere essere con voi. Parlare di calcio per me è sempre una cosa bella, importante, fare sentire la gente e essere riconosciuta è una cosa molto bella. Ti meriti questo e altro, poi insomma quando inizio un'avventura in genere ci sei sempre tu, insomma sei intervenuto diverse volte. Ora invece passiamo appunto al campo e passiamo alla Champions League che tu appunto hai vinto nel 69. Come hai visto questa goleada del Barcellona di ieri 7-0 contro il Celtic? Come hai visto il Barcellona soprattutto dopo la sconfitta in casa contro l'Alaves, a sorpresa veramente, a detta di tutti, insomma è stata una sorpresa che nessuno si immaginava. Angelo? Beh, con il Barcellona non è che ci sono grosse sorprese, è una sorpresa quando perde o quando va male, perché quando fa tanti gol sono veramente una delle squadre più forti del mondo negli ultimi anni, se che non c'è, cioè fa più notizia quando perde o quando non fa una goleada che no quando segna 7 gol, che non è una norma, ma però non è una cosa difficile per loro. È un po' strano che sia in Coppa dei Campioni, dove gli avversari dovrebbero essere quantomeno un pochino più resistenti, ecco. Però sia il Barcellona che il Bayern Monaco hanno fatto 12 gol in due squadre, che hanno già fatto vedere quanto sono in forza, ecco. Questo tridente formato da Messi, Suarez e Neymar è sempre scomodo fare dei paragoni, però in molti dicono che è il tridente più forte di tutti i tempi. Ovviamente ai tempi tuoi i più forti lì davanti erano Di Stefano, Puskas, Gento, poi negli anni ci sono stati anche tanti altri tridenti fortissimi, tra l'altro il tuo composto da quello in cui giocavi tu, composto da Perino Prati, tu, Amrin, insomma. C'è stata anche la nazionale brasiliana composta da Pelé e tanti altri. Pelé e tanti altri, anche quella insomma gli ultimi una decina d'anni fa, che era composta da Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, insomma veramente tantissimi tridenti. Tu che idea ti fai, Angelo? Ma noi abbiamo visto che il Barcellona è veramente la squadra che negli ultimi tempi si interessa sempre di prendere i migliori giocatori del mondo. Ve l'aveva Messi e come se non bastasse ha preso Neymar, come se non bastasse ha preso Suarez, loro investono in giocatori di sicuro rendimento, di conseguenza sono sempre sulla cresta dell'onda. Veramente è una squadra che sa gestire anche il presente e il futuro delle squadre, insomma, anche perché sono arrivato a un punto dove possono avere la gestione, hanno un pubblico, hanno così una risonanza dove tutte le televisioni si mettono per loro, di conseguenza quello fa sì che la squadra diventi potente anche finanziariamente e possa essere competitiva, quello che per noi sta diventando un po' difficile ultimamente, insomma. Il tuo tridente però preferito di tutta la storia qual è, Angelo? Ma questione di tridenti, sai, il gioco moderno è molto diverso da quello che quando giocavo io, quello che di adesso voi lo conoscete tutti, vedete che quello del Barcellona, ma anche quello del Bayern Monaco, anche quello del Real Madrid sono tutti i giocatori di grande esperienza. I grandi dei miei tempi erano quelli che riuscivano da solo a fare le squadre, tipo Maradona, tipo Pelé, e Stefano, che erano giocatori che più o meno, anche per le condizioni del gioco di allora, per le conoscenze scientifiche
della metodologia dell'allenamento, erano giocatori che da soli potevano risolvere la partita, mentre quelli di oggi, pur essendo molto bravi, hanno bisogno sempre dei partner, perché vediamo che sia Messi che Cristiano Ronaldo e tutti gli altri, se non hanno una buona squadra, non riescono poi a vincere con la loro nazionale. Insomma, è un calcio che ha cambiato in questo senso, nel senso che ha bisogno molto di più del collettivo, diciamo così, che la conoscenza dell'allenamento, che fa sì che i giocatori corrono molto, non più veloci, corrono molto di più di una volta, hanno velocizzato il gioco un po' a discapito degli attaccanti. Diventa sempre più difficile fare gli attaccanti, oltre che essere bravo bisogna essere molto veloci, perché sono veramente preparate molto bene a difendersi, soprattutto le squadre avversarie. Angelo, per te il redattore Carmine Abate. Buonasera signor Sormani. Lei ha avuto occasione di affrontare e di conoscere un genio del calcio come Cruyff. Volevo sapere, secondo lei, quali sono le affinità, quindi le somiglianze rispetto a un giocatore che adesso è riconosciuto da tutti come il migliore di tutti i tempi, che è Messi, e quali sono le differenze secondo lei? Sai, ho detto già, soprattutto Croce è sbocciato nel momento in cui il calcio cambiava collettivamente, e la sua abilità era grande, in quanto che la sua squadra non aveva completato ancora un ciclo di perfezionamento del gioco collettivo. Era lui che dentro a un nuovo gioco collettivo già era qualcosa in più, era un in plus, cioè lui era un giocatore che sarebbe stato bravissimo anche nei tempi prima, facendo magari risolvere le partite da solo, anche se bisogna riconoscere che, pur giocando in un sistema nuovo, qualche volta la partita la risolveva sempre lui, insomma. Invece, per quanto riguarda le italiane, Napoli e Juventus, come le vedi in questa competizione, Angelo? Diciamo così, che noi dobbiamo starci attenti. Intanto il Napoli ha fatto una cosa grandissima, perché si è già preso un bonus. Io dico che quando sei in Coppa dei Campioni, la prima partita del girone, vai in trasferta e vinci, è un bonus importantissimo. Che vuol dire questo mio bonus? Vuol dire che tu puoi anche sbagliare una partita dopo e sei sempre in gioco. Quando perdi la prima partita in Coppa dei Campioni, poi i bonus sono persi, non puoi più sbagliare. Cioè, vincendo la prima, soprattutto in trasferta, il Napoli ha fatto una cosa grandissima, perché domani si sbaglia una partita, è sempre in gioco. Io credo che sia proprio messo in carreggiata bene per finire bene sul girone. Oggi la Juve deve presentarsi, la Juve noi lo sappiamo che è fortissima, soprattutto in difesa. Adesso vediamo questo nuovo attacco con Higuaín, che riesce a rifare tutto quello che ha fatto a Napoli, aiutato dagli altri che c'erano già. Sicuramente anche la Juve si può proporre come una buona candidata, insomma. Rimanendo sul Napoli, volevo sapere cosa ne pensasse a proposito di Milik. Riuscirà a far dimenticare Higuaín e i tifosi napoletani? Ma quello sarà, eguagliare Higuaín è un poco difficile, perché è un record recente, è un record sbalorditivo, insomma, ha sorpassato di diversi gol il record precedente, che durava da tantissimo. Lì non è importante che lui faccia tanti gol contro Higuaín, però lui sta facendo gol come Higuaín fino adesso, i gol importanti li sta facendo, quello credo che sia. Non è importante che lui ne faccia 36, basta che ne faccia 20 importanti, e si fa vincere la squadra. Io credo che sia questo l'obiettivo principale per questo ragazzo, che poi era un peso enorme sostituire Higuaín. Si capisce che non era sotto l'aspetto psicologico non era molto facile, invece lui mi pare che in allegria sta facendo tutto quanto. Invece adesso per te, Angelo, l'altro conduttore è Maxi Morgante. Salve.